Ciao a tutti, allora mi devo anch'io aggiornare perché mi dicono che sono rimasto indietro con i tempi e che bisogna parlare, spiegare alla gente quello che fai, quello che non fai e via via. Io in realtà preferisco fare altre cose nella vita, ma in questo momento mi sto mettendo anch'io di impegno per cominciare di nuovo a rinnovare tutto quello che è il discorso di Facebook, il sito, e per comunicare di più con quelli che sono i miei ammiratori, gli amici, eccetera, eccetera. Ultimamente che cosa è successo? È successo che in attesa del prossimo disco che farò con brani nuovi, inediti, ho registrato un brano in tedesco, un brano degli anni 60, il brano più famoso in lingua tedesca degli ultimi 40 anni. Ne ho fatto una versione rock blues. E visto che siamo andati in studio per fare i suoni, abbiamo perso del tempo, eccetera, eccetera, e via via, ho detto, mi è venuta un'idea in una delle tante notti dove ogni tanto mi sveglio e penso a quello che devo fare nella vita, quando sarò grande, perché ancora non sono grande, ho pensato, già che siamo nello studio, di rivisitare alcuni brani miei vecchi e farli in modo diverso. Perché? Perché poi, quando siamo in giro a suonare dal vivo, i brani li facciamo in modo diverso e suonandolo una, due, tre, dieci, venti, trenta volte ti viene la voglia poi ogni tanto di dire, ah ragazzi, prima di salire sul palco, questa sera la facciamo così e poi andiamo su e improvvisiamo. Allora, uno di questi brani, per esempio, contenuto nel mio Winds of Louisiana, che ho registrato appunto a New Orleans, io l'avevo concepito così come ve lo farò sentire adesso, poi in realtà questo genio di Chet Cromwell, batterista storico americano, mi ha detto, Rudy, ho un'idea, io ti faccio un loop, e così è stato, fino a che noi siamo andati a mangiare un panino, lui ha programmato dei loop della batteria e l'abbiamo fatto poi in modo diverso. Per la verità, il brano così come è registrato nel CD Winds of Louisiana, credo che sia veramente affascinante, e lo dico perché non è un merito mio, è quello che ha fatto John Cleary al pianoforte, Chet Cromwell alla batteria, Nick Charles al basso, ha veramente del molto 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 particolare. In brano invece, così come l'ho concepito io, che ve lo farò sentire adesso, l'abbiamo registrato con la chitarra acustica, con il contrabbasso, qualche percussione, e all'ultimo momento abbiamo beccato un personaggio che, chiamarlo geniale, disperato, contro ogni logica è poco, che ha fatto un intervento di sax a dir poco geniale. Il brano è Winds of War, Venti di guerra. I have to leave you, mama, don't you cry. They're sending me away, please don't cry. There's fighting over there, I've got to go. I'm really scared, I can feel the cold wind blow. I promise I'll be back, just say goodbye. Promise I'll be back, so don't you cry. Sax. There are so many things I'd like to say. There's no time, I've got to go away. It used to be a game to hold a gun, shoot at cans or rabbits on a run. Now I have a rifle in my hand, and I wonder what it's like to shoot a man. Shoot a man. I don't know.
the tallest that we really should be proud. The winds of war are blowing all around. Can you tell me who's right or wrong? And I'm leaving, so mama, please be strong. The winds of war are raging all around. Yeah, the winds of war are raging